Buongiorno a tutti quanti. Come vedete dal video, oggi è un giorno speciale per la Chiesa. Si ricorda questo periodo di 40 giorni prima della Pasqua. Questa è una domenica che è denominata la Domenica delle Palme. Però prima di iniziare parlando della Domenica delle Palme, vorrei fare con voi un piccolo gioco, un piccolo test. Mi spiace che funzionerà soltanto per gli italiani e non per i nostri ospiti di lingua inglese. Volevo vedere se sappiamo o se sapete il significato di alcune parole di uso molto comune. Che cosa significa e da dove sono originate? Cominciamo con una molto, molto facile. Ciao. Ciao. Sapete da cosa significa e da cosa viene? Nessuno sa che cosa significa ciao? Nemmeno i giovani sanno che cosa significa ciao? Matteo lo sa. Allora, era dal veneziano e significa scopo servo. Esatto. Ciao significa ciao. Che viene è una parola veneta, veneziana, che viene dal latino sclavus, che significa schiavo. Per cui le persone, quando si salutavano in Venezia, si dicevano ciao, e significava sono tuo servo. Per cui quando dite ciao alla persona che sta davanti, gli state dicendo io sono tuo servo. Attenzione quando dite ciao. Attenzione quando dite ciao. Allora, una parola un po' meno bella. Mannaggia. 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 Mannaggia a te. Mannaggia ai crescenti. Sapete da che cosa viene? Mannaggia. Mannaggia viene dal più o meno dalla zona del sud. Matteo. Viene da mannaia, okay. Ovvero ti tagliere il collo. Okay. Ci sono due versioni, una è mannaggia, che è la mannaia, ti taglio il collo, e l'altra ipotesi viene da una zona del napoletano e è la contrazione della parola mannaggia, che significa male ne abbia, mannaggia. Oppure mannaia, per cui quando dite mannaggia a te a una persona state dicendo o che vorreste tagliargli il collo oppure che ti venga il male, per cui per favore non dite mai mannaggia a una persona, non dite mai mannaggia a te ai vostri figli, perché gli state o augurando il male o gli state augurando di tagliargli la testa. Ah, vabbè, un'ultima cosa, che questa è semplice. Malanno. Un malanno. Dice sto un po' male, si c'ha un po' male. Questo è facile, Mal anno. Anno cattivo. Per cui quando dite che avete un malanno, attenzione, perché state dicendo che siete stati ammalati tutto quanto l'anno. Cosa che probabilmente non è vera. Ok, vedo che tranne qualcuno che gli piace l'etimologia delle parole, non siete messi molto bene. Allora andiamo su un campo più alto, vediamo dal punto di vista della nostra fede se sappiamo qualche parola. Una frase che tutti quanti diciamo. Amen. Amen. Cosa significa amen? Così sia. Come? Così sia. Così sia, ok. Viene dall'ebraico e significa certamente, significa davvero, significa così sia. Sia così. Quando dici amen, affermi che quello che hai detto tu, che hai pregato tu, quello che ha pregato la persona a fianco tu o qualcuno ha detto, sta dicendo che sia così, è davvero così, per cui è una cosa bella. Amen. Un'altra comune, alleluia. Alleluia.
è lui, alleluia. Ci sono quelle chiese che noi le chiamiamo le chiese alleluia, amen. Entri dentro e dici alleluia, amen, alleluia, amen. Cosa significa alleluia? Alleluia. Gloria a Dio. Gloria a Dio. È una parola composta ebraica da Halle più Yah. Halle che significa gloria, gloria, sia la gloria. Yah è la forma accorciata del tetragramma Yahweh, per cui Yahweh è Dio, per cui gloria a Dio. Vedo che siamo più ferrati sul biblico, meno male. Ultima che si lega alla domenica delle Osanna. Cosa significa Osanna? Osanna. Piuttosto che spiegarvela, voglio farvela vedere nel capitolo della Bibbia che stiamo vivendo oggi. Per cui mi dai la prima slide. Si lega alla Domenica delle Palme, alla Domenica di Quaresima. Voglio riflettere assieme a voi cosa significhi Osanna, per non usarla a sproposito nelle nostre vite. Leggiamo da Matteo 21:11. Vi prego, se non avete una Bibbia, prendete una Bibbia e mettetela davanti, perché vorrei che ci avesse la Bibbia davanti. Se avete la vostra Bibbia, beh, meglio. E ricordatevi, portatevi sempre la vostra Bibbia. Portatevi sempre. Se non l'avete, Matteo, capitolo 21, versetti 1 da 1 a 11. Aprite. Come sapete, Matteo è un libro che è tra Genesi e Apocalisse. Lo trovate. Matteo, al capitolo 21, dal primo versetto leggeremo fino all'11. Poi tenete un libro, un dito là, perché poi andremo anche un pochino indietro. Ok. Ci siete tutti quasi, più o meno. Ok, per chi vuole nel frattempo leggere, perché useremo la Bibbia. Matteo dice così: quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero a Betfage, presso il Monte degli Olivi, Gesù mandò due discepoli dicendo loro: andate nella borgata che è di fronte a voi, subito troverete un asino legato e un puledro con esso. Scioglieteli e conduceteli da me. Se qualcuno vi dice qualcosa, direte che il Signore ne ha bisogno, e subito li manderà. Questo avvenne affinché si adempisse la parola del profeta: dite alla figlia di Sion, ecco il suo re viene a te, mansueto e montato sopra un asinello, puledro e asino. I discepoli andarono e fecero come Gesù aveva ordinato loro: condussero l'asino e il puledro e vi misero sopra i loro mantelli, e Gesù si pose a sedere. La maggior parte della folla stese i mantelli sulla via, altri tagliavano dei rami degli alberi, li stendevano sulla via. Per quello è il motivo della Domenica delle Palme, perché gli alberi erano le palme. Per cui le folle che lo precedevano e quelle che seguivano gridavano: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nei luoghi altissimi. Quando fu entrato in Gerusalemme, tutta la città fu scossa e si diceva: chi è costui? E le folle dicevano: questi è Gesù, il profeta che viene da Nazareth di Galilea. Ok, vedete, qui c'è la parola Osanna. Osanna. Noi abbiamo usato questa parola, l'abbiamo trasformata in inglese. Mi chiedeva Jared: ma c'è il verbo osannare? E lei mi diceva: no, non esiste. Noi invece, come cultura italiana, abbiamo preso questo e osanna ne abbiamo fatto diventare un verbo, per cui lo abbiamo fatto diventare il verbo osannare. In chi è che si osanna in Italia? Chi è che osanna? Si osannano i cantanti,
si osannano gli attori, si osannano i calciatori, difficilmente si osannano i politici, difficilmente. Il vocabolario di Garzanti dà definizione osanna fare oggetto di manifesta e accesa ammirazione, per cui noi quando osanniamo una persona manifestiamo accesa ammirazione, e noi osanniamo le persone a nostra ammirazione per chi? Per qualcuno che ha fatto qualche cosa. Osanniamo il cantante per una sua canzone, osanniamo un attore per un suo film, osanniamo Messi per un suo gol, oppure Ciro Immobile per un suo gol, vero? Sono lazzari. Raramente osanniamo un politico per una legge, quello ci accapita più che diamo. Allora, osanna, era questo che stavano facendo le folle con Gesù. Stavano osannando Gesù, lo osannavano per quello che aveva già fatto Gesù. Ma per saperlo dobbiamo capire che cosa significa osanna. Il significato, come quando dico ciao, sto dicendo che sono schiavo, sono servo, cosa intendo quando dico osanna? Se avete la Bibbia davanti, perché la volevo la Bibbia, nella vicina alla parola osanna, nella gran parte delle Bibbie che avete, c'è una piccola nota, vicina, che dice, per esempio, sul mio c'è scritto osanna c, vedi Salmo 118:25-26. Allora io cosa faccio? Va a vedere osanna nel Salmo. E questo è quello che leggo nel Salmo 118. O Signore, dacci salvezza, o Signore, facci prosperare. Dov'è osanna? Non c'è osanna. Ma sapete, chi ha fatto le Bibbie nostre, ma le Bibbie non soltanto quelle italiane, anche quelle britanniche, ho visto che sono uguali, anche quelle americane sono uguali, da per certo presuppone che voi siate degli esperti di lingua ebraica. Perché? Perché nella frase che qui è scritto dacci salvezza è Yasha. Quindi ebraico significa dacci rifugio, nascondici, sii aperto, per cui dacci salvezza, una cosa che è aperta, non c'entri dentro e sei salvo. Allora, dov'è il collegamento fra dacci salvezza e osanna? Perché nella frase di Matteo, osanna suona così, yasana, è diventato osanna. Per cui darci salvezza na significa semplicemente adesso. Per cui yasa, darci salvezza na adesso. Le persone che stavano osannando stavano dicendo a Gesù: darci salvezza adesso. Darci salvezza adesso. Vedete, le folle non stavano osannando Gesù per quello che aveva fatto. Non faceva come facciamo noi con i calciatori per un gol, come con i cantanti per una canzone, che li osanniamo per quello che hanno fatto. Gesù non è nemmeno osannato per i miracoli che già aveva fatto, ma gli stavano dicendo: Gesù, dacci salvezza adesso. Di chi volevano essere salvi? Da cosa volevano essere salvi? Sapete, il popolo stava attendendo da tanto tempo un messia da tanto tempo, ma si aspettava un messia differente da quello che sarebbe arrivato. Perché loro che cosa si aspettavano? E effettivamente nel brano c'è anche la citazione, si parla di Davide, loro aspettavano un messia che fosse come Davide, per cui un re, un soldato, un combattente con la spada in pugno, che avrebbe sgominato tutte quante le persone
l'attorno, che avrebbe liberato in pratica da 360 avanti Cristo fino ai tempi a loro. Israele non era mai stato più indipendente, era stato sempre occupato. Alessandro il Grande l'aveva occupata nel 360, poi intorno al 65 avanti Cristo erano stati occupati dai Romani, e da lì erano diventati un protettorato di Roma, per cui erano sotto dominio romano, per cui si aspettavano un re che li portasse via da questa situazione, che li liberasse adesso. Darci salvezza adesso è quello che cercavano. Un re con la spada. Dacci salvezza adesso, dacci potere adesso, facci ritornare i fasti del re Davide, facci sentire forti, facci sentire bene, facci sentire potenti. Questo è quello che stavano chiedendo. Invece Gesù come si presenta? Asina piccola, senza spada, senza esercito, ma anzi con un esercito di straccioni, cioè, perché le persone che seguivano Gesù erano veramente persone povere dei poveri, quelle persone che lo seguivano erano veramente quelle che erano nel bisogno. È un re differente di questo. Immagina per un momento di essere stata lì e ti dicono che sta arrivando il Messia, il re di Israele, in quella domenica delle Pasqua. Avresti dato credito a un re del genere? Sapete, nelle nostre vite loro si aspettavano un re che arrivava su un puro sangue, un cavallo, magari bianco, con la spada in mano. A volte Gesù arriva nelle nostre vite come un puro sangue, su un puro sangue. Fa cose incredibili, fa cose stupefacenti, liberazioni incredibili, fa guarigioni di un tumore al quinto stadio, ti fa vincere una causa in Cassazione quando per tutte le altre 15 volte le hai perse. Caso mio, per me è arrivato come su un cavallo bianco. Però è più normale vederla arrivare su un asino. Non lo vedi subito. Abbiamo detto più volte che la strategia di Gesù non la vedi quasi mai dal parabrezza, ma lo vedi guardando nello specchietto retrovisore. Quando guardi indietro e dici: ecco come agiva, ecco perché Gesù ha fatto queste cose, ecco perché Gesù mi ha fatto incontrare quelle persone. Arriva magari non con un destriero, ma su un'asina, più lentamente, ma arriva. Andiamo sul personale. Che tipo di Messia ti aspetti oggi? Che tipo di Messia ti stai aspettando? Un Messia poco appariscente, che non appare, che arriva a dorso d'asina, ma che agisce in modo costante durante tutta quanta la tua vita, durante tutto quanto il tuo essere presente su questa terra, oppure qualcuno che ti dia potenza adesso, che ti dia forza adesso, che ti faccia essere più grande dei tuoi nemici, che ti faccia sedere al tavolo dei vincitori. Ti aspetti questo? Sai, non ti stupire se ti dico che la cosa che se tu stai aspettando questo tipo di re, c'erano altri insieme con Gesù che aspettavano un tipo di re, e erano persone di cui uno magari non ti aspetti. Erano gli apostoli si aspettavano un messia con puro sangue, con una spada e con un trono. Perché dico questo? C'avete le Bibbie davanti? Andate soltanto qualche versetto indietro, Matteo 20 da 20 a 21. Soltanto qualche versetto dietro. Questi erano gli apostoli, Dice così: allora la madre dei figli di Zebedeo si avvicinò a Gesù con i suoi figli, prostrandosi per fargli una richiesta. Questa sembra quasi una mamma italiana,
Che perché accompagni i figli per mano. Qua Giacomo e Giovanni andiamo da Gesù. Ed egli le domandò: che vuoi? Ella gli disse: di che questi miei figli, due figli, siedano l'uno alla destra e l'altro alla tua sinistra nel tuo regno. Osanna! Osanna, rendimi famoso adesso! Rendimi potente adesso! Giacomo e Giovanni e la loro madre stavano pensando anche loro al condottiero, al regno con troni, a palazzi, a reggi, a eserciti, dove tu ti puoi sedere a fianco del trono del re. Qui, l'immagine che avevano era un trono, il Messia, Gesù, re, con Giacomo e Giovanni. Era questa l'idea che si erano fatti nella loro testa. Gesù spiega, loro avevano un'idea di un regno verticistico, una piramide, dove c'erano i sudditi, piano piano si andava, come c'erano all'epoca del feudalesimo, i servi della gleba, che erano quelli più bassi, poi i valpassori, i valpassini, non mi ricordo come si chiamavano, e poi alla fine c'era il principale, il potestato, il re, no? E invece Gesù dice: il regno di Dio non ha una struttura a piramide, ma una struttura a piramide rovesciata. E dai, prossimo Matteo 20:26-28: chiunque vorrà essere grande tra voi sarà il vostro servitore, e chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà il vostro servo, appunto come il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per i molti. Non è una piramide, tu non sei la sua alberci la piramide. Se tu vuoi avere la gloria di Gesù, tu sei alla base, tu sei quello che sorregge tutti quanti, tu sei quello che regge, non quello che si gloria. C'è una frase di Paolo che illustra molto bene la situazione, è prima Corinzi 15:19. Paolo dice così: se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri per motivo. Paolo dice: se tu hai sperato per Cristo, per Gesù, per questa vita, per avere, dacci la salvezza adesso, dacci il potere adesso, sei il più misero di tutti gli uomini. Sarebbe bene che non fossi mai nato, aggiungere io. Quale tipo di salvatore stai aspettando? Soprattutto quale tipo di redentore festeggerai la prossima settimana? Stai aspettando un messia soldato su un puro sangue che ti dà la gloria, oppure stai aspettando un messia servo su un asino? Per quale vita stai sperando? Stai sperando per questa vita? Intendete? Dio può anche come grazia renderti questa vita facile. C'è una lettera dall'altra parte che dice di no. È arrivata una lettera di Porte Aperte, e c'è la storia di una ragazza di 19 anni che è perseguitata perché ha accettato Gesù. La stanno perseguitando e rischia la vita, è stata tratta via dal posto dove era proprio perché aveva accettato Gesù. Non dare per scontato perché noi stiamo in uno stato che è quello italiano, dove tu puoi fare quello che vuoi, professare quello che vuoi, possiamo riunirci qua, ma se tu ti allontani da qua, all'ingresso andatevi a vedere la piantina della World Watchlist, la piantina di tutti i paesi dove c'è repressione, dove testimoniare Cristo significa morire. Vedrete che sono molti, anche posti vicini, anche posti che non ti aspetti, anche posti che sembrerebbero tranquilli. Andate a vedere qui.
Molti di quelli che cantavano Osanna, molti di quelli che cantavano Osanna in quella domenica, nella domenica delle palme, stavano sperando per questa vita. Ma stiamo cantando Osanna anche noi oggi sperando per questa vita? Voglio dirti una cosa, molti di quelli che cantavano Osanna la domenica, il venerdì mattina si sarebbero trovati in una piazza poco distante, non avrebbero più cantato Osanna, non avrebbero più gridato Osanna, ma avrebbero gridato crocifiggilo, crocifiggilo. Erano molte delle stesse persone che erano in quella piazza. Molti che gridavano Osanna la domenica delle palme stavano sperando per questa vita, si sarebbero ritrovati davanti a un Gesù, una un'immagine di sangue, gridando di crocifiggio. Ma non tutti, non tutti. Molti erano lì che gridavano Osanna per altri motivi. E lì gridavano per un motivo giusto. Questo è il Vangelo di Matteo. Se voi vedete il Vangelo di Matteo, proprio alla fine del versetto 20, del capitolo 20, proprio sopra il capitolo 21, c'è la storia di due, guardate cosa vostra, di due guarigioni. Ci sono due ciechi che vengono guariti. Ora, Matteo era presente perché era un apostolo, per cui sapeva che erano due. Se andate nello stesso episodio, però nel Vangelo di Marco, Marco non era un discepolo, ma ha studiato e ha sentito dopo, dice che c'era soltanto uno, però ci dà una informazione più ampia di che cosa succedeva a questo cerco. Mi dà la prossima. Marco 10, versetti da 43 a 52. Marco ci dà un racconto perfetto, preciso, ci dice anche il nome di questo cieco che viene guarito, si chiamava Bartimeo. E leggiamo insieme da Marco 10, da 43 a 52. Poi giunsero a Gerico. E come Gesù usciva da Gerico con i suoi discepoli e con una gran folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che significa il giovane Timeo, cieco, mendicante, sedeva verso la strada. Udito che chi passava era Gesù di Nazareno, si mise a gridare e a dire: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E molti lo gridavano perché tacesse, ma quello gridava più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù, fermatosi, disse: chiamatelo. E chiamarono il cieco, dicendogli: coraggio, alzati, e gli chiama. Allora il cieco, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. E Gesù, rivolgendosi a lui, gli disse: che cosa vuoi che ti faccia? Il cieco gli rispose: Rabbuni, che significa maestro, che io recuperi la vista. Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. In quell'istante gli recuperò la vista e lo seguiva per via. Se continuate il versetto sotto, vedrete che le stesse persone che lo seguivano per via erano quelle che gettavano i mantelli e che gettavano le foglie di palme, che gridavano: Osanna, Osanna, benedetto colui che viene da Dio. Bartimeo non gridava per avere potere. Era un cieco e un mendicante, ma gridava per avere guarigione. Gridava per avere quella guarigione. Non gridava per essere superiore agli altri, ma per essere come gli altri, con la vista. Non gridava per il regno secolare di Dio, non gridava per il regno secolare con Gesù sul trono, ma gridava per il regno di Dio nel suo cuore. Ma soprattutto a Bartimeo non serviva di vedere il regno, era cieco con il suo trono, il suo esercito,
ma era sufficiente avere fede che Gesù, il Nazareno, era capace di dargli la vista. Osanna, Osanna. E lui gridava Osanna per davvero. Lui gridava Osanna, salvami adesso, e Gesù l'aveva fatto. Lui osannava Gesù, perché poteva vedere, aveva visto la potenza della parola di Gesù e della fede in Gesù nella sua vita. Lui sì che osannava. Lui sì che osannava. Soprattutto Bartimeo non serviva di vedere il regno, ma era sufficiente avere fede in Gesù. Il 152 dice: Gesù gli disse, va, la tua fede ti ha salvato. Non dice le tue parole, la tua richiesta, il tuo inginocchiarsi, il tuo buttare il mantello, il tuo venire, ma dice la tua fede l'ha salvata. La fede in Gesù ti salva. Sono sicuro che Bartimeo fosse là quella mattina. Io sono sicuro. Marco lo dice, ha cominciato a seguirlo. E se seguiva Gesù, sarebbe entrato anche con Gesù in Gerusalemme. Molte delle persone che erano state guarite da Gesù continuavano a seguire Gesù. Gesù aveva un seguito enorme di persone. Quando si spostavano erano 10.000, 20.000. Era un esodo biblico, giustamente. Perché? Perché le persone che avevano ricevuto da Gesù guarigione fisica, spirituale, mentale, economica, lo seguivano. Sono anche convinto che lui gridava Osanna, salva ora, ma con il cuore giusto, con il cuore giusto, con il cuore che sa di essere stato guarito attraverso la fede, non in un re terreno, ma in un re servitore, in un re che serve, in un re che sostiene gli altri. Ti ripeto, quale messia stai cercando nella tua vita? Stai cercando un messia per questa vita che ti renda confortevole, che ti renda a posto, che ti renda giusto, che ti faccia vincere sui tuoi nemici? Intendete? È giusto gridare, l'abbiamo detto più di una volta, gridare al Signore, salvami dai miei nemici. Davide l'ha fatto una vita. Se voi leggete i salmi, il 70% dei salmi è salvami Signore, rendimi giustizia, è giusto, ma il regno di Dio non è qua. Non ti aspettare un re con una spada che conquisti la terra, verrà quando verrà la seconda venuta, ma non è per adesso. Nell'ultima strada. Matteo 20:28 dice, non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di scambio. Questa è la domenica del Padre. Questa è la domenica del Padre. Se già hai accettato Gesù, se già hai visto Gesù all'opera nella tua vita, gridagli Osanna per riaffermare che tu sei salvo grazie a lui. Affermalo per osannare quello che Dio ha già fatto nella tua vita attraverso il suo sacrificio. Se invece non lo hai ancora accettato, vorresti guardire dalle mani della vita. Qualsiasi tipo di male, mali fisici, mali economici, mali spirituali, Gesù è capace di guarire qualsiasi cosa, tutto, non c'è cosa che Gesù non possa fare. Gridagli come Bartimeo ha gridato, Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me. Sappi che riceverai la stessa risposta che ha ricevuto Bartimeo, la stessa. È la risposta che Gesù dà a qualsiasi persona che si rivolge a lui ora e sempre in fede. La risposta è va, la tua fede ti ha salvato. Prendiamo il pregare.
Grazie Signore Gesù. Grazie di essere un re di un regno al contrario, dove il re non comanda ma serve. Grazie che sei venuto a servire, che sei venuto a morire per salvare noi. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualche cosa che è stato detto oggi, prega assieme a me nel tuo cuore queste cose. Gesù, io voglio dirti osanna. Io voglio dirti salvami ora. Sia che già ho visto la tua potenza nella mia vita, a me serve la tua salvezza ogni giorno, in ogni momento, in ogni istante. Io voglio gridare a te osanna, Signore, perché sei tu soltanto che salva. E io voglio avere fede in te e voglio gridare a te, figlio di Davide, abbi pietà di me, guarisci la mia vita, guarisci le persone che ho accanto, guarisci il mio disagio spirituale, il mio disagio mentale, guarisci il mio disagio economico, tocca la mia vita in questa giornata e io griderò in eterno osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore.